Vi stavamo aspettando per presentarvi un dolce buono, prelibato, ma anche vegan. Certo. Vegan? Certo. Domenico, mi posso fidare? Perché sai, i dolci vegan, alcuni sono buoni, alcuni un po' meno, non è che proprio mi fido tantissimo. Il vegan è solo la carne, no? Non c'è, che poi il resto è tutto mangiabile, tutto buonissimo. Vabbè, ma anche il latte, ma no? Dai, dai. Allora, vediamo un poco, che cosa prepariamo innanzitutto, così diciamo a casa cosa preparare. Allora, abbiamo una nostra azienda di nocciole. Di nocciole. E questa nocciola di Giffoni, lo dico io? Nocciola di Giffoni, ma in tutta Italia la conoscono, insomma, nocciola di Giffoni che è davvero squisita. E faremo delle scorzette con la nocciola, farina di nocciola. Scorzette con farina di nocciola vegan. Allora, a casa facciamo preparare gli ingredienti, così magari tentate di fare, anche perché sappiamo che ci sono tanti telespettatori vegetariani, vegan, e quindi magari davvero sì, possiamo dare delle indicazioni. Che cosa devono preparare? Allora, pochi ingredienti, pochi. Nocciole. Zucchero a velo in questo caso, perché lo facciamo separato, nel senso si può anche macinare insieme zucchero e nocciole. Sì. Noi separiamo lo zucchero con le nocciole. Perfetto. Zucchero poi per decorazione. Simulato. E il cioccolato, giusto per dare quel tocco in più. Basta, nient'altro. Basta. Poi voglio spiegare, è il latte di mandorla. Ah, ecco, quindi che, infatti qua volevo spiegare la differenza tra nocciola vegan e quella normale. Com'è? Qual è la differenza? In pratica la ricetta normale è con l'albume. Sì. Noi abbiamo sostituito l'albume con latte di mandorle. L'albume con latte di mandorle? Allora, l'albume in teoria il 70% è composto da acqua. Sì. E poi ci sono altri nutrienti. Quindi, come parte liquida, per addensare l'impasto, abbiamo usato al posto dell'albume, che è comunque un liquido, il latte di mandorla. Ah, che è ecco, buono, cioè, è uguale. Buono te lo dico io dopo, va bene, perché va bene. Io non lo so. Eventualmente però se usiamo l'albume esce la scorzetta normale. Sì. Ok, per va non bene. Vegani. Per non vegani, ok. Però continuiamo e proseguiamo su questo percorso. Okay. Partiamo. Allora, basta unire. Questo sarà il prodotto poi finito. Sì. Ok, dopo. Che noi vendiamo poi. Questo lo vendete. No, ma no, non mi interessa, perché questo l'ho portato qui e il resto è sapore del sole. Allora, dai. Ok, farina di nocciola, zucchero a velo. Ok. Chi non ha lo zucchero a velo, come detto prima, si macina. Sì, si macina e arriva. Ok. Ok. Quindi abbiamo mescolato la granella di nocciola di Giffoni, mi raccomando, quella fa la differenza rispetto alle altre. Aggiungiamo il latte di vento, il sì, latte di mandorle. QB, sì, QB, quanto basta? Sì, c'è la ricetta, basta. Sì, 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 c'è la grafica. Dopo. Basta per addensare l'impasto. Ah, questo è tutto? Questo è tutto. Ma io pensavo. Io faccio che ricette facili, mica. No, lo so, lo so, ricette facili, ma poi sono talmente buone. Io le vengo a comprare perché sei più bravo tu che noi, onestamente. Però. No, anche perché facciamo noi il lavoro, così. Bravo. Comodo mangiarle. Ma anche solo per ripulire dopo. Sì. Cioè. Questo è tutto. Ecco qua, questo okay, è l'impasto, guardate, facile facile, qui non c'è altro che granella di nocciola di Giffoni con latte di mandorla. Quando farina, la granella. Vabbè, è sì, uguale, certo, uguale. C'è la farina, va bene, siamo lì, dai, okay, un po' più tritata. Okay. Adesso dobbiamo cuocerla però, eh. Dobbiamo ah, okay, fare, come tiriamo questo? Pure sempre dal cassetto. Il cassetto magico di Domenico Manfredi esce di tutto. Aspetta okay, che ti tengo, vedi che servo, vai. Sì. Allora, perfetto, facciamo i dolcetti, li possiamo fare lunghi, corti, come vogliamo. Come vogliamo, le forme le decidete, le misure le decidete chiaramente voi. Ma facciamo tutta la teglia? Sì, sì, facciamo tutta la teglia perché poi... Quanti siamo oggi? È la quindicina, okay, la quindicina buoni, qualcuno okay, vale anche per due. Va bene. E poi questi si mangiano sempre, in qualsiasi momento della giornata. Sì, si conservano bene, visto che c'è la mandorla. Ecco, i tuoi dolcetti quanto tempo effettivamente possono essere conservati? Ma diciamo un tre mesi tranquillamente. Ah, quindi insomma un pacchetto, vabbè, tre mesi, ma chi è che mantiene un pacchetto così tre mesi a casa? Dopo due giorni è finito. Vai, okay, andiamo. Prima di andare in forno, se vogliamo giusto dargli quel tocco in più di zucchero, gli mettiamo lo zucchero. Ma proprio così? Così. Qua bisogna fare un movimento però. Quale movimento? Questo così, ah, però muove solo le braccia, no? Provare. Ok, che poi si è facile, fa saltare dai, così e abbiamo questo effetto qua. Bravo, l'ultimo non l'hai fatto, fai saltare anche di là. Così. E abbiamo l'effetto, insomma, del, okay, dello zucchero semulato. Vai andiamo in forno. In forno. Sì.
andiamo in forno. Io sto con questo in mano, così un dopo. Un forno rapido che cuoce subito. Mazzo! E che forno chiama? Come per magia. Ok. Ok, attende che scottano, perché dobbiamo... No, vabbè, ve lo dico proprio. Ok, che dobbiamo fare? Bisogna fare la forma, chiaramente, della sorcetta è curva. Sì, apriamola così la facciamo vedere. No, perché poi dopo finisce la puntata, non me lo fa aprire, capito? Lo apro adesso. Sì, così vediamo come deve essere la... Lo fai apposta per non fare aprire le confezioni Bisogna sigillarle per legge. Lo so, hai ragione. Eccola qua. Eccola qua, la classica scorzetta. E noi abbiamo bisogno di fare questo... Sì, gioco. Questo. Ok, come lo fai? Allora, quando sono ancora calde, infatti mi ha detto che scottavano. Scottavano, certo. Bisogna dargli questo effetto, si preme così. E poi dopo si mette la cioccolata, quindi. Sì, si fanno asciugare. Ah, ecco. Sì. E poi si passa la cioccolata. Quindi bisogna che diventino più duri, fammi provare, ma. Sì. E si arrotondano. Come al solito vedi, vengono meglio a me che a te, guarda. Sì, dipende poi dal... Da che? Dal dolcetto, se è più grande, se è più piccolo. No, dalla mano. Naggia. Senti, San Cono quando viene? Quando è la giornata? 3 giugno. E allora ci organizziamo per il prossimo anno, dai. Allora, per completare, cioccolato fondente per il vegan. Oppure al latte per i non. Ecco, cioccolato per i vegan, al latte per i non. Ok. E si fa questo lavoro qua. Ora di solito, insomma, io so che quelli che non sono vegan storcono un po' il naso, no? Perché dicono chissà com'è. Ma il cioccolato fondente. Adesso io provo. Al 70% va bene, cioè nel senso. Anzi, è curativo, dicono il cioccolato extra fondente. Allora. Visto anche tu che non eri vegan. No, tu che non eri vegan. Allora, quello che fa la differenza sicuramente è la nocciola. Sì. Perché la senti veramente, ed è veramente buono, ragazzi, vegan, non vegan. Un camion al mio indirizzo a casa. Li spediamo, infatti questi con l'etichetta così li mandiamo confezioni da 200. In tutta Italia? Tutta Italia, sì. Quindi pasticceria d'Elia, ragazzi, fateli a casa, ma... Se non avete tempo, qui è una garanzia, sicuro. Allora, tutto qua. Abbiamo finito? Sì. Ah, io pensavo che avessi qualche cos'altro di sotto per fare. Allora, facciamo qualche altro biscottino così. Chiudiamolo così. No, l'ultimo, così io finisco di mangiare. Tu parla, eh. Che diciamo? Il fatto che... Che allora posso contare su altri prodotti vegan, perché dopo rifaremo altri prodotti vegan. Infatti io l'anno scorso ricordo che ne abbiamo fatti diversi. E faremo un cupcake, e faremo anche delle creme. Insomma, faremo diversi prodotti. Allora, questa è la nostra scorzetta. Ovviamente avrete tutti gli ingredienti sulla nostra grafica. Questo è il risultato finale, che devo dire... Buonissimo, come sempre Domenico. Ecco la nostra grafica con tutti gli ingredienti, prendete nota. Ma quanto sono buoni questi dolci, Miki, te lo consento. Grazie. Dai, assaggia. Mamma mia, ragazzi. No, assaggio, ma tu no, no, non è possibile. Io devo far vedere che li ho fatti io e sono buoni da mangiare. No. Tu, fidati. Andiamo, pensiamo alla ricetta di domani, dai. Andiamo. E lo riporto via per Sì, andiamo, per Miki. Gli altri? Ok. Buono. Lasciamene uno.